Buonasera e ben ritrovati, nuovo appuntamento con il Salotto del Calcio. Torniamo anche questa settimana per tenervi compagnia nell'arco delle prossime due ore, come sempre su TVL, per la nostra puntata dedicata ampiamente alla Fiorentina, ma anche a tutto il calciomercato in generale. In studio con me questa sera, come sempre, tanti ospiti e stasera anche un ospite speciale in collegamento telefonico. Allora andiamo subito con le presentazioni, partendo dal nostro Marco Mordini. Buonasera a tutti, buonasera. Buonasera Marco, ben ritrovato. Poi torna a trovarci anche Corrado Colombo. Buonasera a tutti. Buonasera Corrado. E diamo anche il ben ritrovato a Riccardo Marmusi. Ciao Alessia, buonasera, ciao Marco, buonasera a tutti. Ciao, ciao. Bene, proseguiamo. Stasera in una fantasia floreale abbiamo il mister Daniele Innocenti. Salve, buonasera. Buonasera Daniele. Poi mi sposto sull'altro lato dello studio come sempre per ricordarvi colui che nel corso della puntata citerà anche i vostri messaggi, gli sms e oltretutto citerà informati anche su tutte le situazioni più interessanti per quanto riguarda il calciomercato, ovvero il nostro Paolo Lora Lamia. Buonasera Alessia, buonasera ai nostri ospiti e a tutti i telespettatori. Ricordo che per intervenire in trasmissione potete mandare un sms o un whatsapp al numero 335-848-7509 oppure commentare sotto alla diretta presente sulla nostra pagina Facebook. Benissimo, allora come vi dicevo in apertura, questa sera parleremo ampiamente di mercato, soprattutto del mercato della Fiorentina, ma anche di tutte le altre squadre che ovviamente sono legate a doppio filo con la Fiorentina per i vari scambi che si stanno attuando in questo momento, o perlomeno per le tante voci di mercato che in questo momento circolano, anche se ovviamente ogni giorno ci sono notizie nuove, sempre più aggiornate, che poi insomma vengono puntualmente smentite il giorno successivo. Però no, anche noi ci divertiamo un po' a fare qualche previsione, chi è più ottimista, chi è un po' più pessimista, come sempre, ormai lo sapete, però ci proviamo insomma a tirare sul morale anche al nostro Marco Mordini. E stasera, per andare ad analizzare ancora più approfonditamente appunto tutto quello che sta succedendo nel mondo del calcio, abbiamo anche un collegamento davvero esclusivo, un collegamento speciale, perché al telefono abbiamo Sandro Sabatini, giornalista Mediaset, è stato anche giornalista per Sky Sport, quindi stasera davvero un ospite speciale. Sentiamo se il collegamento è pronto. Buonasera Sandro. Buonasera Alessia, un saluto a tutti, in particolare a Corrado Colombo che insomma ho visto da ragazzo e adesso è diventato grande, e quindi se mi chiedi anche l'identikit di un centravanti per la Fiorentina ti posso dire: di calciomercato ci vorrebbe uno con le capacità tecniche di Corrado Colombo, ecco, ti do questa anticipazione. È vero. Quando è era vero. Giovane, però non adesso. È vero. Ecco, giustamente hai citato subito quello che è l'elemento mancante un po' nella Fiorentina di Vincenzo Italiano, che proprio in queste ultime ore sembra aver raggiunto definitivamente l'accordo per 1,7 milioni per restare alla Fiorentina, quindi questo era un passaggio fondamentale per Firenze. Ma sì, sicuramente, anche se Vincenzo Italiano mi sembra che sia dal Trapani allo Spezia, poi dallo Spezia alla Fiorentina, ha sempre avuto un rapporto un po' conflittuale, diciamo, con i contratti firmati, con le parole, le strette di mano e le promesse. Ma questo non è una critica, è evidentemente una legittima aspirazione di un allenatore che sicuramente sa far molto bene, sa far giocare molto bene le proprie squadre, sa ottenere soprattutto dei risultati. Mi riferisco al Trapani, allo Spezia, prima ancora che alla Fiorentina. Adesso può partire veramente il mercato della Fiorentina, perché è evidente che prima viene da pensare che ci sono state delle... non tutto sia stato concretizzato, proprio perché mancava l'accordo più concreto e più importante, quello con l'allenatore. In questo senso spero che il mercato della Fiorentina abbia un impulso importante da oggi, lunedì 20 giugno, fino a quando ci sarà il ritiro, o almeno fino a quando poi ci sarà l'inizio del campionato, che è fra meno di due mesi. Sandro, sono Marco Mordini, salve. Sì. Volevo sapere, dalla tua esperienza di mercato e del lavoro che hai fatto fino ad oggi, se secondo te la Fiorentina
già migliorata l'anno scorso, abbiamo visto un netto miglioramento nelle prime due annate, se fa un po' più di chiarezza anche per quello che vuol fare il mercato e se può rientrare nelle famose sette sorelle, dato che l'Atalanta mi sembra ci sia un po' di dimensionamento, se con un mercato giusto, ma sembrerebbe che o lo fanno per sviare un attimino la strada su prestiti e parametri zero, ci mancano 4, 5, 6 elementi, o l'italiano ne avrebbe chiesti 7, 8. Se la Fiorentina può rientrare già dal prossimo anno nelle famose sette sorelle. Ma nelle sette sorelle la Fiorentina di fatto c'è già, perché è arrivata settima quest'anno scavalcando l'Atalanta, quindi è l'esclusa dalle sette sorelle è l'Atalanta, che c'era stata negli anni precedenti. Poi sul mercato che deve fare la Fiorentina è evidente che la Fiorentina si trova a fare un mercato in una situazione in cui c'è per esempio il Milan, che ha vinto lo scudetto con una squadra tutto sommato giovane e che adesso ha il problema di Maldini e Massara, che sono gli artefici del mercato, che devono ancora rinnovare il contratto, il cambio di proprietà, un budget che sembra molto limitato e un centravanti che arriva che si chiama Origi e che non ha mai giocato una partita da titolare nell'ultimo anno di Premier League. Poi c'è quella che è arrivata seconda, che è l'Inter, che è vero che sta prendendo Lukaku e forse anche Dybala, su Dybala metterei un forse, ma in ogni caso ha preso anche Bellanova dal Cagliari, ha perso Perisic, probabilmente perderà anche Dumfries e probabilmente anche Skriniar. Poi andando giù c'è il Napoli, che sta pensando al ridimensionamento, ha perso Insigne, ha perso Mertens, c'è Koulibaly in bilico, c'è la Juventus che ha perso Chiellini, ha perso Dybala. Ecco, io dico che la Fiorentina ha un'opportunità più unica che rara. In questo contesto io non dico che la Fiorentina col mercato giusto può andare a lottare per lo scudetto, ma con il mercato giusto può togliersi delle soddisfazioni senza dubbio, sì. E qui non vorrei chiamare in causa, facendo del populismo, il presidente commisso, che è giusto che si vanti del fatto di aver ripagato, di essersi ripagato la Fiorentina grazie alle cessioni di Chiesa prima e Vlahovic poi, però è altrettanto giusto fargli notare, detto con grande stima per l'imprenditore, per il presidente, per il suo carattere, per il suo, anche per la passione che ci mette, fargli notare che probabilmente con la disponibilità economica che ha e con una guida tecnica sicura quale è italiano, forse ha la possibilità veramente di ambire un posto tra le sette sorelle, ma perché no anche alle quattro sorelle che andranno a fare la Champions League prossima. Sì, sì, infatti. Allora, infatti io lo dicevo, le sette sorelle, dicevo in pianta stabile, non ecco da quest'anno. Però ecco, ci manca appunto per fare quel gradino in più. Ora non so se potrà arrivare il vero centravanti, no, che ci manca, o Luka Jovic da Real. Però, insomma, l'uomo che ci faceva quei 20 gol l'anno, 25, è mancante ad oggi. No, ma sai, sulle sette sorelle in pianta stabile a me viene in mente una battuta che ho sentito fare da Adriano Panatta, una serie molto bella, molto, che consiglio a tutti, che c'è su Sky, si chiama Una squadra, quando sì, a Panatta gli dicevano: ma tu come sei arrivato al massimo al numero 4 del mondo? E lui diceva sì, e poi gli diceva: ma se tu avessi fatto una vita più regolare, se fossi andato meno in discoteca, se fossi stato più sportivo, magari arrivavi al numero 3 del mondo. E Panatta guarda l'interlocutore e dice: e che cambiava? Capito? Cioè, sette sorelle in pianta stabile va bene, ma tra il settimo e il sesto posto cambia veramente poco. Io credo che la Fiorentina abbia il dovere, diciamo così, di tentare di far qualcosa di ancora più ambizioso che restare tra le sette sorelle in pianta stabile. E per qualcosa di ambizioso, Jovic è una scommessa. Che è giusto fare delle scommesse, perché se ritorna questo qui, se Jovic torna a quello che era fino a due anni fa, è indubbiamente un centravanti che può davvero non far rimpiangere Vlahovic. Certo. E personalmente resto un pochino perplesso su come è stata gestita, su come sta andando la questione Torreira invece, ecco, quello sì. Questo sì, una grave perdita. Ci sarà bisogno sicuramente di trovare un sostituto. Italiano nell'ultima parte dell'anno si era affidato a Amrabat, che sembra aver ritrovato un certo piglio, anche tornando a essere un po' il giocatore che forse la Fiorentina si aspettava all'inizio del campionato, che è mancato un po' nel corso dell'anno. Questa sostituzione può essere sufficiente per il centrocampo, aspettando anche il rientro di Castrovilli?
Guarda, il rientro di Castrovilli secondo me sarà importantissimo, ma credo che Castrovilli, il prossimo campionato sarà un campionato difficile da decifrare e anche da gestire anche per gli allenatori, perché saranno di fatto due campionati, uno fino al mondiale, quindi fino a metà novembre, e non so quanto e come Castrovilli ci sarà, e poi un altro campionato da gennaio in poi, dopo il mondiale. Ecco, io non vorrei, anzi la preoccupazione di tanti tifosi, di tante società, è che tu puoi fare dei danni all'inizio se non hai la squadra pronta, e poi i danni e i punti di distacco te li ti trovi a rimontarli dopo, quando non si sa bene in che condizioni ritroverai tutti quelli che saranno andati a fare il mondiale. Quindi c'è questa incognita. Riguardo ad Amrabat, quindi io spero che Castrovilli torni il prima possibile, ma non so se ci sarà nel girone d'andata e in che condizioni ci sarà. Riguardo ad Amrabat, il rendimento di Amrabat nelle ultime 10 partite dell'anno scorso è stato senza dubbio elevato, sembrava di rivedere il giocatore di Verona, un giocatore che a Firenze non si era mai visto, non solo con Italiano ma anche l'anno precedente con Iachini, Prandelli, Iachini. Amrabat è un ottimo giocatore, se poi devo dire però che Amrabat e Torreira sono incompatibili, non credo, perché per caratteristiche Amrabat è uno che fa da area a area, però non ha la geometria e il pressing di Torreira, ecco. Ecco, per quanto riguarda invece, per fare un quadro più generale sulla Serie A, c'è anche una neopromossa, il Monza, che ha tante speranze, i tifosi nutrono ovviamente tante speranze nel presidente, che sicuramente è ben disposto a investire su questa squadra, può essere una squadra da tenere in considerazione per il prossimo campionato? Beh sì, però dall'ottavo posto in giù, ecco, capito, io non credo, credo che farà un grande mercato, da quello che... che so e si sente dire, Berlusconi farà degli investimenti come se fosse ancora il presidente del Milan anziché il presidente del Monza. Credo che Galliani farà un mercato sicuramente con alcuni giocatori di sicuro affidamento in Serie A, a partire da Ranocchia per la difesa, poi Sensi per il centrocampo, si parla addirittura di João Pedro e di Nandez, ancora Nandez per il centrocampo, João Pedro per l'attacco. Però immaginare il Monza che possa essere subito un'insidia per le grandi squadre, credo proprio di no. Do anche una curiosità, questo così magari i tifosi della Fiorentina faranno i confronti con i prezzi degli abbonamenti che verranno fatti dalla società per l'anno prossimo. Il Monza da domani, se non sbaglio, lancia una campagna abbonamenti con la tribuna più importante, che è addirittura a 1.400 euro per tutta la stagione. E credo che sia un prezzo veramente per gli abbonati molto fedeli, molto entusiasti qui in Brianza, ma comunque insomma sono tanti soldi, ecco, per vedere il mondo, e quindi un pochino il mercato se lo finanzierà anche con la campagna abbonamenti. Un po' di autofinanziamento. Sì, Sandro, una domanda che parla della nostra nazionale, è già la seconda volta, non ci andiamo ai mondiali, una cosa secondo me gravissima. Secondo te quale dovrebbe essere una soluzione anche per le riforme nel calcio a partire dalla Serie D per arrivare anche alla Serie B, e quale può essere una soluzione, perché siamo mancanti di qualità, non riusciamo a trovare dei giovani, che ce ne sono anche tanti ma molte volte non giocano, vanno in prestito, però siamo mancanti di qualità, e rifare una nazionale con i Totti, i Del Piero, i Toni e tutti gli altri che ci sono mancati sarà molto difficile. Ma guarda, io credo che le riforme del calcio siano, ti arrivo a dire che non mi sento all'altezza di parlare di riforme del calcio, perché poi mi rendo conto che quando l'Italia vince l'Europeo nessuno parla di riforme del calcio, quando l'Italia taglia due rigori contro la Svizzera tutti a parlare delle riforme del calcio, quando magari andava riformato soltanto Jorginho come rigorista, ecco. Quindi c'è una componente un po' così. Io l'impressione che ho dal di fuori è che in questo veramente Corrado Colombo mi può aiutare, perché non è adesso è impegnato anche nel settore, nel calcio giovanile. Ma io ricordo che quando i ragazzi tipo Corrado Colombo venivano fuori dal settore giovanile dell'Atalanta, venivano fuori dei ragazzi, cioè in maniera molto più uniforme, sì. Difensori, centrocampisti, attaccanti e portieri.
Adesso, da una decina d'anni a questa parte, nei settori giovanili si è puntato molto sull'imitazione del tiki-taka nel gioco da dietro, tiki-taka, il possesso palla. Bene. E mi sembra che la generazione che è venuta fuori a distanza di 10 anni è la generazione di Castrovilli, Pessina, Locatelli, Barella, Frattesi, e poi aiutatemi voi, l'Italia potrebbe fare 3 o 4 terzetti di centrocampo, e non ha neanche, a parte Immobile, non ha neanche Immobile, Scamacca non ha neanche un centravanti alle spalle. Mi sembra che l'Italia abbia un problema anche con i difensori centrali, visto poi Mancini e Bastoni, insomma quello che hanno fatto vedere nelle ultime partite. Sì. Quindi io quello che do come consiglio è che dai settori giovanili si ricomincia ad allenare in maniera costruttiva tutti gli aspetti della tecnica e della tattica, e non soltanto, come insomma visto un po' da lontano ho avuto l'impressione io negli ultimi anni, soltanto il possesso palla e il tiki-taka, perché con quello si crescono tanti centrocampisti e pochi attaccanti, ecco. Ma forse è soltanto un'impressione superficiale la mia, dettata così da una coincidenza che obiettivamente è sotto gli occhi di tutti, cioè la nazionale italiana ha tanta scelta al centrocampo ma pochissima scelta in tanti altri ruoli. No, io sono d'accordo con quello che hai detto. Bene, sì. Benissimo, grazie Sandro per essere stato con noi questa sera, per aver partecipato alla nostra puntata, e noi diamo la linea alla pubblicità per qualche minuto e poi torniamo ancora con il Salotto del Calcio. Ciao, grazie a voi. Ciao grazie. Bye. Ripartiamo allora con la nostra diretta e andiamo subito a scoprire se i nostri telespettatori da casa ci hanno scritto, e quindi passo subito la parola a Paolo. Sì, riguardo ai nomi che circolano in questi giorni accostati alla Fiorentina, ci sono dei pareri un po' discordanti. Per esempio, per quanto riguarda Jovic, è un nome caldo per l'attacco viola. C'è questo telespettatore che scrive: non è che Jovic si rivela un Cabral 2, io prenderei uno che ha già giocato in Serie A. E a proposito dell'esperienza in Serie A, invece un altro telespettatore scrive: Politano mi piace, ha qualità ed esperienza e può essere un profilo giusto per l'attacco viola. Ecco, come diceva anche Sabatini, Jovic potrebbe essere effettivamente una scommessa, poi si potrebbe rivelare anche una scommessa vincente, però se non lo fosse ci troveremmo in guai seri. Marco, al momento è il nome più accreditato per quanto riguarda la Fiorentina, sì, perché è saltato un po' l'affare Grilic. Ora vorrei soprassedere sui 2 milioni previsti per il padre, perché insomma mi sembra un po', poi non sapremo mai dove sta la verità del tutto in tutte queste situazioni, però è pur vero che insomma sono situazioni paradossali. Ora è tutta una situazione di voci, controvoci, arriva, non arriva, non sappiamo nemmeno quale potrebbe essere la strada giusta. C'era l'anno scorso e Alvarez sembrava un profilo molto importante, ma non si sono trovati d'accordo. E Jovic, ha detto bene Sabatini, se fosse quello di un paio di anni fa si sarebbe risolto i problemi. Non so se ce la faranno, perché prende, mi sembra, 7,5, qualcosa del genere l'anno. Sembrerebbe che la metà la pagherebbe il Real Madrid. Non so se ci sarà questo accordo, se lo faranno. A noi manca un attaccante da affiancare, per dire che Cabral riesce il prossimo anno a integrarsi, a migliorarsi fisicamente, a integrarsi per fare un buon campionato, però insomma un attaccante ci manca, ci mancano anche tanti altri elementi. Poi se poi ci dobbiamo anche mettere nelle mani di Ramadani, mi sembra che la situazione non voleva, ma stanno prendendo in mano la situazione i procuratori. Ma e se Marco, ci mettiamo le mani, preferiresti Jovic in prestito, quindi dopo un anno va via, o Arnautovic a titolo definitivo? Quello, io prenderei a questi punti Arnautovic a titolo definitivo, perché tutti questi prestiti poi ci ritroviamo l'ennesima volta a parlare sempre, lo riscattiamo, questi poi erano di più, l'altro c'è da riscattare. Io credo che per ora hanno parlato così, di parametri zero e molti prestiti, ma speriamo non sia vero, che bisogna investire in una Fiorentina, e poi bisogna veramente fare veloci, perché è vicino il ritiro, è vicino il preliminare, dobbiamo passare, altrimenti sarebbero dei guai grossi.
Però stando alle voci, perché su quelle ci dobbiamo basare in questa fase, c'è un piccolo problema. Jovic sembra aver detto sì alla Fiorentina, Arnautovic per ora insomma, non è stato neanche sondato il terreno. Corrado, quale potrebbe essere il profilo giusto per la Viola? Sicuramente un giocatore con una certa esperienza in Serie A sarebbe più comodo averlo. Magari è vecchio, però uno come Belotti potrebbe far comodo, perché comunque diversi gol nelle gambe li ha, e magari con il gioco propositivo che fa italiano potrebbe essere una bella sorpresa per la Fiorentina. Di questi profili sì, credo potrebbe far comodo anche lui. Anche perché Cabral fino a questo momento insomma è stato un oggetto abbastanza misterioso, quantomeno non si è rivelato così prolifico come forse ci aspettavamo. C'è speranza, secondo te? Vabbè, ma è arrivato a gennaio, si doveva inserire, doveva capire il calcio italiano, non è facile per gli stranieri poi arrivare a metà campionato, quindi bisogna dargli anche il tempo di capire. Ora, che ha fatto questi 6 mesi, farà tutta la preparazione e da settembre... Uno sta sorridendo comunque sotto il baffo, magari con una mano davanti, però... Daniele, sì. Ciao! Avevo notato anch'io, cercava di defilarsi da questo momento. Dall'argomento? Sì, sì, voleva sfuggire. Sì, da gennaio, da febbraio. Daniele, ti tocca, devi esprimerti. Io ho sempre la mia stessa opinione, anche perché non è che è finito il campionato e Cabral, sinceramente, per me è stata un po' una delusione, ti dico la verità. O forse perché aspettavamo anche troppo da lui. Quindi è andato via Vlahovic, ma guarda, non pretendevo che facesse gol tutte le domeniche, però sinceramente ha avuto anche delle difficoltà nel tirare in porta, mi sembra. Mi sembra uno che, insomma, oltre ad aver fatto pochi gol, se non uno o due, qualcosa del genere, davanti ha sostenuto anche poco la fase offensiva. Sinceramente è da rivedere, ecco, è da rivedere. Per quanto riguarda Jovic è una scommessa, però... C'è da dire anche che profili importanti di centravanti che ci garantiscano 20 gol non ce ne sono. Cioè, ce ne sono, ma non per la Fiorentina. Quindi sono tutti profili dove vai a scommettere e dove molto probabilmente lì l'italiano dovrà lavorarci e avere anche un po' di fortuna, perché insomma Jovic è 2 anni appunto che non si vede. Quindi molto probabilmente se riesce a inserirlo sarà sicuramente un giocatore che di valore, però ecco, pretendere di un giocatore che faccia 20-25 gol mi sembra un po' troppo. Intanto. Sì. Riccardo scoteva un po' la testa su Jovic. No, non è che scotevo, anzi per l'amor di Dio, ci manca, sono d'accordo sul concetto che sta dicendo Innocenti. Stavo notando che il verbo che è stato utilizzato un po' da tutti, da cominciare da Sabatini, che abbiamo sentito una mezz'oretta fa, è scommettere. Ora, se si parla di vedere la Fiorentina tra le 7 sorelle, o addirittura, come diceva Sabatini, di poter guadagnare un posto migliore, quindi andare alla quarta, alla quinta, io ho qualche dubbio, ma insomma, perché si parla di andare avanti alla Lazio, alla Roma, al Napoli, eccetera. Ma comunque, se l'obiettivo è questo, non si può parlare di scommettere. E bisogna andare su dei giocatori che hanno delle certezze. Lui parlava di Belotti. Beh, cavolo, allora si ragiona in maniera differente. Ma se si parla con il verbo scommettere, e penso si perda anche il 7° posto. Si rischia anche di scivolare un po'. Sei d'accordo, Corrado? Perché poi una scommessa a 3 milioni e mezzo l'anno di stipendio. Una bella scommessa. Però a metà non li pagano tutti. Già c'è stato il rialzo. 7 e mezzo, 3 e mezzo di tutta la Fiorentina. Non credo che tirino fuori questi soldi, perché voglio dire, è stato fatto il tiro e molla con l'italiano da 2 e mezzo a 1,7. Non credo che ti tiri fuori 3 milioni di euro per... Marco, hanno fatto una grande operazione intorno all'allenatore, allo staff addirittura, sì. Che mi parlava anche di tutto quello che è stato fatto intorno al complesso staff di italiano, per cui fare questa operazione e poi andare a scommettere su un calciatore che inizialmente non ti dà una garanzia, c'è qualcosa che non torna. Vero, no. Quindi una grande società deve dare degli input ben diversi. Certo. Comunque delle 7 sorelle io le metto 8, perché mette anche l'Atalanta, perché l'Atalanta secondo me, cioè, nel reparto offensivo hanno tutti una punta di ruolo, tutte. Sì. Quindi secondo me una punta di ruolo che ti assicura comunque un supporto offensivo, io non parlo di 20 gol, parlo una punta offensiva, Osimhen,
chiunque sia, che comunque fa gol, ma ti supporta proprio il discorso d'attacco, quindi ti tiene palla, ti dà profondità, questa la deve avere, se no diventa un problema. Per noi Vlahovic ci ha fatto il giro d'andata, ci ha dato un grande supporto, altrimenti non saremmo arrivati. Quindi il giorno di ritorno abbiamo avuto più difficoltà, quindi questo ti fa notare che c'è bisogno sicuramente di una punta, di un centravanti che ti garantisca, perlomeno una qualità, un possesso palla, dove ti fa salire, dove ti dà profondità. Nella Fiorentina c'è bisogno, dove in area di rigore ogni tanto ti va in porta, ogni tanto fa il gol, e questo ci vuole. Zapata, chiunque sia dell'Atalanta, le ce l'hanno tutti. Quindi ecco, questo va, se va trovato in tutte le maniere, sennò altrimenti diventa difficile. Io voglio essere fiducioso sul fatto di Italiano che ha firmato, perché Italiano, senza nulla togliere, bene si può volere a Iachini, che è stato nella Fiorentina il cuore pulsante di centrocampo, era il lottatore, però se Italiano non si fa mettere i piedi in testa da nessuno, io penso se ha dato l'ok, poi la clausola è stata levata fino al 2024, però la clausola non c'è, che praticamente non se l'è tolta, però credo che quei 6 o 7 che ha chiesto 8, credo che abbia stilato un elenco di calciatori da poter prendere, altrimenti non so se avrebbe firmato, che ci sarà un'assicurazione, ora mi fido di questo, anche perché giustamente oggi come oggi non c'era nessuno che lo prendeva, è normale, no? Perché oggi le squadre sono non è più l'anno scorso, quest'anno ci sono la rassicurazione per lui secondo me era l'aumento dell'ingaggio. Certo, però la priorità poi però, ora magari anche Corrado, però anche, insomma, tecnicamente non può ogni anno e come diceva anche Sandro, è lottare con i presidenti. A Trapani ha fatto confusione, a Spezia ha fatto un miracolo, si è lasciato malissimo perché voleva il doppio o il triplo di soldi. A Firenze fa bene un anno, subito a richiedere soldi. Non è bello. Con procuratore è normale che fanno questa cosa. Capito, lui ti dice: ho raggiunto l'obiettivo, l'obiettivo è il settimo posto, mi dà l'aumento. Meno male, ha portato a 1,7. Però vorrà anche raggiungere l'obiettivo con certi calciatori. Quindi, se poi l'anno prossimo fa male, paga la penale. Pagherà la penale. Io metterei il contratto. Il contratto lo metterei. Se poi fa male. Ora, Marco, io vedo il reparto offensivo che è importante, ma non ci scordiamo che abbiamo perso Torreira, certo. Non ci dimentichiamo che Milenkovic ancora non è del tutto finito, quindi ecco, non vorrei andare a perdere anche un altro giocatore come Milenkovic, perché poi diventa un problema. Allora abbiamo lì la linea, l'ossatura della squadra che viene a mancare completamente. Sì, non è facile di un telespettatore su questa vicenda, sulla questione Milenkovic, e diceva: ma allora se Skriniar magari lascia l'Inter per il PSG il 20 agosto, ci sta che Milenkovic vada via il 20 agosto, non dà proprio l'idea di programmazione. Quindi lì deve essere la Fiorentina a dire: no, Milenkovic non va via, è fuori dal mercato, arrivi l'Inter, il City e il Real Madrid. Ma non c'ha la forza per dirlo. Non lo posso dire. Con difficoltà potrebbe contrastare un'offerta importante da una squadra, insomma, di peso. È di sicuro, però se stiamo in questo limbo fermi, qui ci vuole l'ossatura, diceva bene, un'ossatura ferma, e poi aggiunge 6, 7, 8 fra panchina e prima squadra, perché il centrocampo manca tutto, perché Castrovilli fino a gennaio, arrivederci. Torreira è partito. Tanto si parla di Politano, ma noi Politano ce l'abbiamo, gli esterni. Gli esterni ci sono. Politano è un giocatore che ci fa comodo, certo, vai a vessare un ruolo dove hai un giocatore che ti garantisce. Certo. Chiaro, è un giocatore dagli ultimi 20 minuti, mezz'ora, è quello che ti rompe gli equilibri. È un esterno, un esterno offensivo, dove noi lì siamo coperti, ma non male. Questo come abbiamo il nostro Sottil, in teoria abbiamo il nostro Sottil, se manca mettiamo Sottil, non abbiamo problemi. Continuano a comprare esterni, ma non fanno. Però io credo che manchino in altri reparti i giocatori in questo momento. Anche sul quarto, il problema di quarta, che è un problema che io spero che si riprenda, perché ultimamente nel giro di ritorno ha fatto abbastanza male, la fiducia l'ha un po' persa da parte di Italiano. Ci manca il laterale sinistro, il difensore. Io ti dico la mia, per me è un grande giocatore. Guarda, che a me piace. Non ha mai giocato ultimamente. Ma no, è giovane, che a me piace. Capisco Trozzola, forse mi sembra anche la nazionale. Se non mi sbaglio, l'ultimo partito non è stato convocato neanche nazionale. Se non mi sbaglio, per me è un giocatore da riproporre, perché secondo me può fare diversi ruoli. È un giocatore che può fare diversi ruoli.
Quindi secondo me è un giocatore da tenere e da mettere in rosa, che può, può far comodo. Poi io non lo vedo all'allenamento, c'è il mister che da tutti i giorni lì magari non ha fatto bene, no? Giustamente, però per me quando ha giocato sì, qualche errore è normale, soprattutto quando giocava centrale, lui non è un centrale, però è un giocatore che ha tempismo, quindi è un giocatore che copia di buone. Quindi può ricoprire l'esterno, può ricoprire, certo, il può fare il mediano, può fare. Sì, sì, quindi sì, è un ragazzo che ha qualità. A me sembra, vedi, si sta parlando un po' tutto, però la squadra che vince lo scudetto, la squadra che arriva in Champions, ha quell'ossatura e parte con gli acquisti finali. Noi ancora siamo. No, veramente. E l'attaccante manca, e il centrocampista manca. Consideriamo che siamo al 20 giugno, eh. Sì, no, no, ma ce ne mancano troppi. No, ce ne mancano, no, io parlavo, ce ne mancano troppi. Nel senso, siamo ancora. Credo che il tassello più importante l'hanno fatto, che era quello di dare proseguimento a un progetto tecnico che era quello di Italiano. Quindi questo, da lì in poi, non è che l'hanno confermato 20 giorni fa, sono due giorni, diamogli modo di operare, però dovranno seguire quella è stata la strada che loro hanno intrapreso, quella di portare avanti il progetto di Italiano. Ora va messo le pedine giuste e non scommettere. Certo. Scommettere si va all'ippodromo di Monteatini e si scommette. Sul cavallo vincente, possibilmente. Il 5 di luglio si avvicina molto velocemente e bisogna avere una squadra che partono tutti insieme, non che arriva uno il 24 alla spicciolata, sì, l'altro può arrivare il 15, no, no, qui c'è da fare un preliminare che mi sembra che ci toccherà una squadra molto importante. Questo è perché la stai gufando già da diverse settimane. No, no, io non sto gufando, è la verità. È 6 anni, non andiamo in Coppa, ci toccherà sicuramente una squadra di prima fascia. Ma noi ci metteremo subito alla prova. Ma noi bisogna mettersi subito alla prova immediatamente. Intanto diamo la linea alla pubblicità per pochissimi minuti e poi ci rivediamo qui tra poco. Ripartiamo allora, ancora parlando di calciomercato e di tutti gli spostamenti che in questi giorni fanno chiacchierare molto i tifosi. Abbiamo confermato appunto la situazione in Casa Viola con l'accordo tra Italiano e la Fiorentina, e quindi sembrano essere. Ora mi sembra che ci sia in studio, ci sono arrivati dei commenti interessanti, ora li leggiamo, perché mentre noi parliamo di cose serie, cioè del futuro della Fiorentina, in realtà vedo che da casa vi siete un po' concentrati sul futuro dell'armadio di Mardini. Sì, sulle scelte di abbigliamento dei nostri opinionisti. Marco, sì, come dire, proprio il caldo, è il caldo che è lo stesso che ha fatto fare queste scelte strampalate un po'. Sì, assolutamente, perché c'è questo telespettatore molto attento che ha scritto: la camicia di Mordini mi ricorda le foderine della Fiat Ritmo del mio babbo del 1983. Questo è molto bello. Ma ce n'è anche per Daniele. Questo è un grande. Questo è un grande. Ce n'è anche per Daniele. Io suggerisco alla regia di cercare testimonianze di ciò, secondo me le possiamo trovare. C'è anche su Daniele, perché chiedono a Daniele se ha comprato la camicia da Vannucci Piano. Sì, è il mio sponsor. Sponsor ufficiale. E noi siamo. Dietro c'è scritto. Scusa, io sono originario, abbi pazienza, secondo te. Beh, quantomeno ci ricorderemo del vostro abbigliamento di stasera. Comunque, dopo questo momento di alta moda, possiamo tornare a se parlare. Ci vedo c'è Gabbana, e Daniele sul palco. Ma io ho capito, è perché c'è stato Pitti Uomo. E voi volete... Pitti Uomo! Abbiamo sbagliato questi, eh. Un tocco di originalità. Perfetto. Bella la tua. Tanto meno si è vista. Sintonia. Perfetto. Siamo troppo fuori. Bene, però perlomeno teniamo il morale alto, questo è positivo. Marco, ora concentrarsi, cercando di non guardare lo schermo, no? Dove ti vedi con la tua scelta di tappezzeria, cioè di abbigliamento.
Diciamo, concentrandosi, per quanto riguarda la scelta di appunto Vincenzo Italiano di restare, abbiamo detto un punto fermo importante, certo, per la Fiorentina, però adesso deve venire, deve seguire anche qualcos'altro. E giustamente, dicevamo tutti, stanno facendo grandi nomi, le squadre insomma si vogliono tutte rafforzare. Però al momento non mi risulta che ci siano squadre che hanno fatto o hanno già concretizzato e messo in cassaforte grandi nomi per la prossima stagione. No, è vero, Quindi, ci sono solo nomi, vediamo le grandi squadre che hanno già un'ossatura. Lei, per esempio, ha dato l'ultimatum a De Maria, ha detto, dice, io entro da tale giorno, se no altrimenti si buttano su altri calciatori, perché devono fare una formazione adeguata per il prossimo anno. Però ancora ci sono tanti nomi, ma in giro c'è pochi soldi, e quello è il discorso, c'è poca roba per gli investimenti che aspettano un attimo di far partire questo mercato, anche di vendere e poi acquistare. Però effettivamente in giro non ci sono ecco, nomi o grosse cifre da poter spendere. Ecco, 7-8 nomi, si parla di questi numeri per le richieste di Vincenzo Italiano, però 7-8 nomi importanti, insomma, non mi sembrano neanche così semplici da trovare attualmente sul mercato, Corrado. Vabbè, l'avrà consegnata lui la lista con i 7-8 nomi, quindi l'avrà trovati lui. Bisogna vedere se poi la società lo accontenta, perché non è facile fare mercato ora. Guardiamo lo stesso Dybala, sembrava che dovesse firmare il giorno dopo finito il campionato, ed è ancora in stand-by, perché poi anche l'Inter rivorrebbe Lukaku, Lautaro, Dybala, però con il modulo poi di Inzaghi è difficile inserire Dybala, quindi... Però anche la Juve non ha fatto niente, il Milan c'ha problemi con il rinnovo di Massara e Maldini. È tutto molto fermo, quindi vedremo poi la lista di Italiano e se la società lo accontenterà. Io spero che non arrivi Sensi, perché buon giocatore, ma è sempre fortunato, è sempre rotto. Io spero, è partito bene, poi. Infatti, è sempre rotto, troppo rotto questo ragazzo. Sarebbe anche un ottimo giocatore, però è troppo rotto. Negli ultimi due anni sì, ha giocato veramente. Ha giocato pochissimo, Sensi. Ma si torna sempre al discorso di avere dei giocatori che siano delle certezze, come esperienza, come presenza. Sì. Maggiore non mi dispiacerebbe, Maggiore potrebbe essere un profilo buono. Perché anche giovane, c'è una certa. Già 3 anni di esperienza in Serie A, 2 anni di esperienza di Serie A, a Spezia, da capitano, sempre giocato, è un ottimo profilo lui. Mi piacerebbe Pobega sarebbe un altro profilo ottimo per il centrocampo della Fiorentina, se non avesse l'assicurazione dal Milan di poter giocare, potrebbe essere una situazione andare, comprare, invece di fare la manina. Sì, vai. E acquistare, no, va lui. Dato ora risparmia sui Cosmos perché non esistono più, ogni tanto arriva il bilancio di massate di dollari che prende, è uno dei più ricchi nel mondo, potrebbe veramente fare un paio di acquisti quelli buoni davvero. Però noi diamo i nomi, poi vediamo che cosa fanno, se ci danno ascolto. Però secondo me non dobbiamo esagerare allora con le critiche a priori, perché mi sembra che comunque al Presidente non faccia proprio piacere sentire sempre criticato qualsiasi nome viene accostato a Firenze o comunque qualsiasi giocatore su cui si sposta l'attenzione della Fiorentina, e di conseguenza non vorrei che tutte le critiche lo facessero un po' disamorare. Se si va sempre anche a stillare, a vedere, Alvarez costa troppo, 2 milioni in più, 2 milioni in meno, e ci si tira indietro, l'altro ci si tira indietro, quello non va bene, l'altro non va bene, prendiamo prestiti, prendiamo parametri zero, e dove si va? Dice, ma Riccardo, ci vuole certezze che devono arrivare, un paio di acquisti buoni subito ci vorrebbero. Per assicurare la squadra. I soldi che lui investe nel centro sportivo non credo siano 10 milioni di euro. No. Ecco, allora volevo dire, deve andare anche sotto questo aspetto di pari. Se no non c'è. Se mi sta a guardare 1 milione di euro per, e poi ha speso, non lo so, quello che gli ci vorrà per fare un centro sportivo, cioè, lui deve aprirlo il portafoglio, punto e basta. Ma quello però è un progetto per dare continuità, certo, in ottica futura. Certo, in questo certo momento forse è più un investimento a fondo perduto, cioè investire su un giocatore
tanti soldi, perché poi anche di conseguenza anche gli altri poi vanno. No, perché poi ritorno ancora italiano che con l'aumento. Ma bisogna anticipare. Vlahovic 1,8. L'ha venduta a 75. Beh, ma bisogna anche l'altro giorno ha detto che era il suo sogno fin da bambino, sarebbe andato via comunque. Come quando si costruisce un'azienda, sai benissimo che i primi 2 o 3 anni ti devi solo spendere, punto. Poi da lì cominci a fare un lavoro di rientro. Lui deve spendere ora. Però magari Riccardo, l'investimento è concentrato fuori, sul centro sportivo. La prima cosa che ci diano, spendite tua. Spendi, non sono soldi tuoi, allora non fai il presidente. Appunto. Non fai il presidente, vai a vedere una partita di pallacanestro. Nessuno gli ha puntato la pistola. Appunto, siccome non è arrivato, ha detto: ma questa non è un'accusa, Non è che poi arriva quello e dirà: ma a te no, non è un'accusa. Sono d'accordo con quello che ha detto Riccardo. Non sono critiche queste. Non sono, sono delle critiche. Sono analisi per far crescere l'amore per la Fiorentina. Se vuoi avere una Fiorentina stabile nelle prime 7 e tentare ogni tanto di arrivare a un quarto posto, che ci potesse anche arrivare, anche Sabatini, sono d'accordo anch'io con Sandro che ha espresso questo giudizio, devi spendere. Non ti dico a livelli di 100 milioni di euro a calciatore, però questi 2-3 profili, Vicario è uno buono, si va e si compra, ma se vai lì e quello no, quell'altro no, questo costa troppo, l'altro costa troppo, rimarrai sempre, ti può andare bene un anno secondo me, andare con i soliti calciatori, hai rivitalizzato un po', ma poi devi spendere. Te lo so che non sei d'accordo, che punti sempre su quella situazione, te l'ho letto, occhi, Però il discorso li porta via il vento. No, credo che magari l'investimento ci sia stato, ma in un'ottica diversa, forse meno immediata, ma con uno sguardo al futuro, sempre ammesso, perché il mio grande timore è questo, che in realtà tutta la situazione non lo abbia un po' permaloso. Sì, io ho timore che non sia. Non è piaciuta tanto la mossa che ha fatto contro Vela, ti dico la verità, perché secondo me, se te mi dai un segnale che vuoi fare un'ottima squadra in un giocatore dove ti ha dato, secondo me, una percentuale ottima per il tuo campionato, perché Torreira è stato veramente, secondo me, uno dei migliori. Certo. In questo momento mi hai dimostrato che per, giustamente, qualche milione di euro, che insomma sono fondamentali, però secondo me è un giocatore da tenere. Allora, sì, quindi, da qui si parte e spendi. Non compri, ma sei sicuro che questo è un giocatore che ti dà, che comunque ma spendevi 15 Daniele, quindi te hai fatto andare via un giocatore e mi hai dimostrato che non vuoi spendere questa cifra, e adesso che mi vai a prendere? Perché ci vuole soldi per prendere un giocatore come Torreira, quindi non me lo faccio andare via, spendo quei 2, 3, 4 milioni di euro in più. Io la vedo così, sia ben chiaro, non sono miei soldi, però se devo partire sono rimasto molto male, perché quello è un giocatore da tenere assolutamente. Ma con 15 milioni? Io chiedo subito, visto che Riccardo, il telespettatore da casa che ci ha scritto nelle scorse puntate, ci sta seguendo. Io chiedo subito il supporto di Riccardo su Torreira, che è sempre molto attivo. Ma lo prendevi con 15 milioni di euro, un calciatore del genere, lo pagavi 15 milioni di euro. Se poi dargli qualcosa in più per l'ingaggio, ma l'hai pagato a 15, non lo trovi un calciatore del genere. Ma solo se hanno individuato un altro giocatore, magari non so, uscirà. Ecco, ora. Infatti, forse dobbiamo aspettare perlomeno la fine, la chiusura del mercato per fare un bilancio. Sì, adesso poi, però Torreira è una certezza. Cioè, io ho una certezza in casa, ok? Perché questo ormai è una certezza. Però Daniele, nei 6 mesi fatti bene, perché prima giocavamo arrivare alle gioco di italiano. È un punto importante. Ma nell'ultima parte del campionato ci sono state prestazioni anche molto deludenti di Torreira. Ma di Torreira non tante. Sì, Torreira è stata una media abbastanza alta. Sono state delle partite nel finale. Alessia, ma tutte, cioè tutti più o però meno. Però nel complesso ha fatto un campionato ottimo. Però Torreira è stato uno dei positivi, uno dei più positivi, che in quel ruolo lì, nel gioco che ha italiano, secondo me è stato il giocatore... Secondo me ma sarà stata anche una scelta di italiano, no, se no come carità, avranno sembra ci sia stato qualcosa tra Dio, lui e Torreira, quanto hanno detto, io non lo so, fonti di fuori
parlano di questo. Io non contesto questo, ti dico che non mi è piaciuta perché adesso dobbiamo trovare un giocatore, voglio vedere quanto si spende. Per trovare un giocatore come lui, o perlomeno che ti garantisca qualcosa. E quindi, vabbè, e ora vediamo, perché via Torreira, Odriozola si sapeva che andava via, e secondo me è che è un altro giocatore che è stato importante, perché veramente è stato importante, perché questo ci dava un uomo in più in attacco e un uomo in più in difesa, anche se in fase difensiva lascia un po' a desiderare, però comunque è un motorino, quindi nel gioco che ha italiano, secondo me è un giocatore top anche lui. Sì. Si sapeva che andava via. Ora vediamo Milenkovic. Cioè qui, se facciamo così, mi dai l'idea che, cavolo, cioè vogliamo spendere dei soldi oppure... Perché sennò alla fine vanno via tutti e prendiamo chi arriva. Le scommesse, come si dice. Non possiamo scommettere su tutti i ruoli. In questo caso c'è una presa di posizione, però non sappiamo le problematiche all'interno dello spogliatoio. La nostra è un'opinione esterna, però non sapendo poi il perché, il vero perché... che ha portato Torreira a non essere confermato. Quindi bisogna, può essere un rapporto non positivo con l'allenatore, o può essere anche che qualcosa all'interno del gruppo si è creato, questo non lo sappiamo. Però gli investimenti, perdi una pedina che ti aveva dato delle garanzie, questo sì. Gli investimenti secondo me vanno fatti in una certa maniera, e bisogna ristabilizzare un po' il settore giovanile, perché non escono da 3 anni calciatori per la prima squadra. Se io voglio vedere, e qui mi piange proprio il cuore, con lei che il prossimo anno ha un attacco di Vlahovic e Chiesa, ragazzi, questi si sono assicurati un attacco che per 10 anni non si sa che cosa possano fare. Uno è stato pagato 12.000 euro e l'altro è stato pagato 1.8-1.9, quindi sono gli investimenti poi uno fa. E l'avevamo noi, era nostro, erano nostri tutti e due, chissà che per quanti anni potevamo usufruire però, di questi grandi campioni. A lei sono costati tanti soldi. Infatti, allora i soldi che hai preso, lui dice di no, il commissario dice di no, dice ce ne sono 50 soli, io sono 75 più 60, certo arrivano, ma anche te li pagherai, secondo anche te a rate come fanno tanti altri. Se va a comprare una cucina, mondo convenienza, uno prende, paga, firma e paga 24 rate, a partire dal prossimo anno si potrebbe fare così, però bisogna cominciare a prendere calciatori buoni, e dal settore giovanile 3 anni che non esce un calciatore per la prima squadra. Tra poco torniamo anche sulle problematiche legate ai giovani del calcio italiano e commenteremo anche la dichiarazione di Venuti, che è stato contestato tanto quest'anno, ma che potrebbe in realtà nascondere che forse effettivamente qualcosa era successo negli spogliatoi. Ma ne parliamo tra poco, subito dopo la pubblicità. Ha detto Torreira, morto un papa se ne farà altro. Bene, allora, visto che abbiamo anticipato un po' il discorso giovani, calcio, settore giovanile e tutto quello che riguarda appunto anche il settore giovanile viola, andiamo a scoprire anche quali sono i top della settimana, perché questa settimana ci sono tanti giovani nei top. Non prettamente del mondo del calcio, comunque ci fa piacere che gli sportivi italiani si distinguano nelle diverse competizioni. Allora lanciamo subito la nostra sigla e poi parola a Marco Mordini. Allora, come diceva bene Alessio, questa settimana per i top andiamo un po' su questi ragazzi giovani
che hanno vinto un po' in tutto il mondo. Partiamo da Matteo Berrettini, grande Matteo, che batte Krajinovic per 7-5-6-4 ed è la seconda vittoria prestigiosa torneo ATP 500 del Queens, e solo in 8 lo hanno vinto. Io vi ricordo un po' di nomi: Lendl, che ho visto a Firenze giocare in una esibizione al Mandela Forum, un grande, grande tennista, McEnroe, Becker, Connors, Murray, insomma. E, dopo, e poi quello che è bello è che dopo, bellissimo l'ha fatto, e dopo 3 mesi in attività dove è stato operato alla mano, Berrettini è riuscito veramente a vincere questo grandissimo torneo. Ora vediamo poi cosa farà. Poi anche se... tifo per la squadra, appunto, è anche, anche tifoso della Fiorentina. Anzi, c'è stato un aneddoto che un tifoso viola durante il silenzio nel campo ha urlato forza Fiorentina durante, durante la partita. Insomma, è un grande Matteo Berrettini. Allora, passiamo poi al nuoto con Nicolò Martinenghi, 22 anni, oro nei 100 rana, più anche il record italiano con 58-26 mondiali di Budapest, e praticamente è il primo italiano che ha vinto i 100 rana in vasca lunga. Questo è un ragazzo di grande prospettiva. Io ho visto la finale, ha fatto un recupero veramente grandioso. Però mi diceva Alessia, e oggi io sì, l'ho ci visto, sono, ci sono delle novità, sì sì, sempre dalla dal piano vasca, perché c'è stato oggi anche, ci sono state anzi due vittorie importantissime, quella di Thomas Ceccon, che con i 100 dorso anche lui è il primo italiano a conquistare il titolo mondiale in questa specialità, anzi proprio nel dorso in generale non avevamo mai vinto l'oro, e oltretutto ha stabilito anche il nuovo record del mondo con 51-60, strappandolo a Ryan Murphy che lo deteneva con 51-85, quindi un ottimo risultato per Thomas Ceccon. Ma non è stato l'unico a portare a casa l'oro, perché anche Benedetta Pilato, giovanissima tra l'altro, nuotatrice giovanissima nei 100 rana, anche lei è riuscita a conquistare la medaglia d'oro, quindi davvero complimenti a tutti i ragazzi del nuoto. Nel nuoto stiamo facendo veramente grandi cose, sono grandi giovani di prospettiva. Poi noi non ci occupiamo solo di calcio, di nuoto, anche di motociclismo e di automobilismo, ma la nostra Sofia Raffaeli, che ha vinto l'oro negli europei di Tel Aviv di ginnastica ritmica nel cerchio, e per la prima volta nella storia proprio della ginnastica ritmica, e poi ha vinto anche l'oro nelle clavette e un argento nella palla. Ora noi non seguiamo molto questo sport, però no, quando ci sono queste notizie, io ho visto il filmato della nostra Sofia con il cerchio, ha fatto delle cose, andate a vederlo veramente su internet, che è una cosa spettacolare. Io non so come fanno a fare queste cose, un lanciato il cerchio per l'aria, ma come fa? Gli si attacca addosso, non lo so, veramente eccezionale, con i sacrifici che viene fatto, i sacrifici enormi a questi livelli. Però veramente un plauso alla nostra Sofia Raffaeli per quello che ha vinto. Anche su questo ti aggiorno, perché anche le ragazze nella gara a squadre stanno facendo molto bene, e con i vari attrezzi si stanno distinguendo e oggi hanno ottenuto un ottimo punteggio con i cerchi. Alessia sta attenta a tutti gli sport. Sì, sto seguendo tutti gli sport. È vero, sono una grande appassionata di sport in generale, quindi l'estate è il momento migliore. Finiamo, come dicono sempre noi siamo critici della Fiorentina, finiamo con gli Under 15. Unica squadra della Fiorentina, i nostri ragazzi dell'Under 15 di Mister Magera, che sono passati in finale, hanno battuto il Bologna l'andata 1-1 e il ritorno 2-1 in casa ieri l'altro, dove addirittura vinceva il Bologna per 1-0. Poi i ragazzi ce l'hanno fatta e faranno la finale il 24 di giugno a Tolentino, Macerata nelle Marche, contro il forte Milan, che speriamo che almeno una squadra della Fiorentina in finale non andava da diverso tempo per lo scudetto, e speriamo che questa volta i ragazzi ce la possano fare contro il Milan, anche se il Milan è una squadra, mi hanno detto, una squadra molto forte. Ah, finalmente una bella notizia, una anche bella dal notizia. Settore giovanile, certo, meno male.
Ecco, prima della pubblicità stavamo anche parlando un po' più ampiamente del progetto Viola, quindi del Viola Park, di cui siamo tutti molto orgogliosi. Io quello sì, a dirlo. Vero. E del fatto che appunto il Presidente abbia fatto un investimento importante in questa realtà che ci stanno invidiando un po' da tutto il mondo, chiunque viene a visitarla rimane strabiliato, e che dovrebbe entrare in funzione già dal prossimo anno. Quindi questo è un punto di partenza che potrebbe a questo punto effettivamente essere supportato anche con degli investimenti per la prima squadra. Però se il nostro patron ha già fatto un investimento importante, forse non vuole sperperare il patrimonio, se ha un grande impero, diciamo, se lo sarà costruito. Quindi dobbiamo dargli un po' fiducia, aspettare magari di vedere se gli acquisti di questa campagna poi si riveleranno effettivamente fruttuosi o no, perché anche lo scorso anno comunque siamo partiti, io credo nessuno si sarebbe aspettato di vedere una Fiorentina con la posizione finale che poi ha conquistato. Riccardo, il fatto che si parli di scommesse, lo dicevamo all'inizio, ci lascia un po' perplessi, perché se si vuole aspirare a qualcosa di più è vero che dobbiamo andare su giocatori importanti, però la Fiorentina in questo momento ha il peso, è una squadra di peso per poter invogliare grandi nomi a venire a Firenze, cioè faticano le big. Ma più che peso ha le prospettive, perché questa è stata una stagione importante dove hanno gettato le basi proprio di un disegno tecnico ed economico anche per quello che sono i contorni. Non si tratta di ricostruire una squadra, si tratta di trovare, mi sembra di capire, un paio di elementi importanti che non vanno sbagliati. Ecco il concetto della scommessa. Poi si può anche lavorare su qualche profilo un pochino meno evidente, anche in qualche categoria sotto. Mi viene da pensare lo Zerbin, che dalla Lega Pro dell'anno scorso ha esordito in nazionale. Quindi lavorare anche su questi profili che ti fanno in futuro trovare pronti alcuni calciatori che possano diventare anche delle risorse economiche. Ma te in questo momento, noi parlavamo di personaggi, ruoli importanti per definire quello che è il valore squadra e dove deve collocarsi e stabilizzarsi come società. Diciamo quelle che si potrebbe chiamare le fasce, in quale fascia si vuole collocare. Esatto, sei riuscita, che ha fatto un passo importante rispetto alla stagione precedente o anche le due stagioni precedenti, dove rischiava l'ultima partita di retrocedere la Viola. Quindi è segno che hanno fatto qualcosa di importante. Ora c'è da stabilizzare quel ruolo o quella posizione e devi per forza trovare quegli elementi importanti, non puoi lavorare sulla scommessa. Hai perso un giocatore importante come Torreira, hai bisogno di un attaccante, quindi non è che devi costruire la squadra, devi solo rafforzarla su quegli ruoli che sono fondamentali e che sono ben chiari anche. Poi secondo me c'è da sistemare cose importanti e molti non guardano, molti non importa niente. C'è da sistemare anche il futuro di tanti ragazzi che abbiamo mandato a destra e a sinistra o in Serie B o in Serie C, da mettere e sistemare per il futuro, perché anche questo è un futuro. Spalluto è un profilo che ha fatto 11 reti al primo anno di Serie C e te lo devi tenere stretto e cercare di mandarlo almeno in una bici e pescare dietro da Spalluto, almeno in una squadra di Serie B, per vedere se cerchi poi di farlo crescere. C'è il futuro di Gori che quest'anno ora rientrerà, ha avuto il Covid, ha avuto tantissime altre situazioni che è rimasto fermo, era partito benissimo. Sono tanti di questi ragazzi, Cerofolini, anche il portiere, che è sempre stato un buon elemento, purtroppo tanti infortuni lo hanno fermato. Ci sono poi tanti elementi da dover distribuire e rimettere in sesto per la Fiorentina. Tra l'altro Spalluto ha cercato anche dal Modena, quindi potrebbe andare a giocare in Serie B, oltretutto nella Serie B forse sulla carta più competitiva negli ultimi 10 anni. Certo. Se oltre a essere comprato trovasse spazio, sarebbe una bella scuola, diciamo così. Il Modena che ha acquistato da noi, secondo me hanno sbagliato a darlo via così immediatamente l'anno scorso. Ponzi, Fabio Ponzi, ha fatto un ottimo campionato col Modena, ha raggiunto la Serie B
Il Modena se lo tiene stretto, ma io non avrei mandato via un terzino, c'erano i fratelli Ponzi, non mi piaceva molto di più Fabio, però Fabio secondo me è un elemento da tenere sott'occhio e non darlo via. Il Modena lo ha acquistato come titolo definitivo e questo è un elemento che si è perso. Però ecco, ora a testimonianza anche del fatto che tutte le voci che si rincorrono in questi giorni non sono mai troppo certe, mi viene in mente la vicenda di Zurkowski, che sembrava ormai cosa fatta, doveva essere già dell'Empoli, che sembrava avesse già pronti i soldi per riscattarlo, e invece poi niente di fatto, perché però sembra che comunque non resterà a Firenze. Marco, ho ragione? Oppure c'erano queste voci, a me piacerebbe avere un Zurkowski al centrocampo. So che ne pensate voi, però è un elemento che facciamo potrebbe fare un giro di indagine. Zurkowski potrebbe essere un giocatore che rientra tra quei 7. Io lo venderei subito. Che ha chiesto Italiano? Un giocatore che ha fatto delle stagioni importanti a Empoli, anche se in qualche momento della stagione ha avuto un calo dal punto di vista di infortuni, eccetera, eccetera. Però nel contesto è venuto fuori un calciatore importante. Però probabilmente, per quello ritorniamo al concetto di prima, per quello che ha bisogno la Fiorentina in primo luogo, ha delle caratteristiche che non ricoprano il Torreira della situazione. Questo non vuol dire che comunque non è da Fiorentina Zurkowski. Anzi, a me piace molto come calciatore, come fisicità e anche come capacità tecnica. Non si può pretendere se un Torreira, però per il centrocampo ha caratteristiche diverse, però è un giocatore che potrebbe tornare utile, Corrado. Ma sicuramente, però come diceva bene Riccardo, non può sostituire Torreira. Bisogna pensare ad altro. Nell'arco del campionato sicuramente può far comodo un giocatore come lui averlo nella rosa. Daniele? Secondo me non è chiusa neanche ancora la rosa. C'è un po' di silenzio, è chiaro, il mercato è così, no? È chiaro, ora entra nel vivo, quindi poi non sa niente fino a che. Sì, sicuramente è un giocatore che nei 20 alla Fiorentina fa comodo. Quindi secondo me ci vuole una rosa. Quest'anno c'è veramente la rosa che non avevamo quest'anno, e Zurkowski potrebbe essere un giovane interessante. Infatti siamo mancanti fino a gennaio di Castrovilli, Torreira manca, abbiamo Amrabat, il centrocampo, abbiamo tanti esterni che anche lì non so che succederà. Cosa succederà con gli esterni, no? Sì, Pedro. Non si sa. Non si sa. No. Ancora. Io non vorrei che prendesse la moglina di disfarsi di qualcuno. Ecco, ora torna il pessimismo. No, ancora non l'hai venduto. Spero di no, che se lo facessero dirò la mia poi. Guarda, in diretta. Mi sposto su altri lì, vado a chiedere a Paolo se ci sono messaggi interessanti da parte dei nostri telespettatori. Sì, per esempio, per quanto riguarda Torreira, un telespettatore ha scritto: è vero, avete ragione tutti, un giocatore come Torreira alto 1,30 m, 15 milioni di euro, non si trova. Eccoci, ora colpiscono, siccome è andato via, allora Torreira è 1,30 m, fino a... Anche quando era qui, ecco. Sì, appunto, fino a ieri lato, grande Torreira, bravissimo Torreira, ha ragione Venuti, anche secondo me Venuti non ha fatto un'uscita smagliante, io credo, dico la mia personalmente... La dichiarazione di Venuti: Torreira, morto un papa, se ne fa un altro. Ma non ne credo parliamo, un calciatore possa fare un discorso del genere. Ne parliamo tra poco, perché secondo me dietro questa dichiarazione ci sono delle realtà che potrebbero un pochino assolvere anche la società. Dopo sentiamo Corrado, è stato un calciatore, se va bene che un calciatore e possa anche fare. Che cosa significa che una cosa frase significa come questa. A tra poco. Ci siamo lasciati qualche minuto fa con una domanda per Corrado Colombo sulle parole di Lorenzo Venuti, che sulla partenza di Torreira, diciamo, non è stato proprio l'esempio del compagno di squadra, perché insomma ha detto vabbè, se n'è andato arriverà qualcun altro. Sicuramente non è stata una bella uscita da parte sua, però se a quattro occhi ha detto qualcosa, allora ha fatto bene a scriverlo, però... Dubito che gli abbia detto qualcosa a quattro occhi, quindi un'uscita così è brutta, perché poi dà il modo a tutti di pensare quello che potrebbe essere successo con lo spogliatoio, o se Torreira si è comportato male nello spogliatoio nei confronti dei compagni, dell'allenatore. Quindi
non è sicuramente stata una bella uscita, è un'uscita da professionista. Ho voluto rincarare la dose di quello che è stato poi. O sminuire parlare. L'importanza di Torreira. Infatti. Onesto, bello, dai. Beh, non è stata una stagione semplice per Venuti, forse. No. Cercato in però qualche modo. La società non doveva permettere una cosa del genere, almeno penso, sono d'accordo con Corrado. Doveva rimanere comunque una cosa interna, certo, allo spogliatoio. Sicuramente, se è successo doveva rimanere all'interno dello spogliatoio, all'interno di loro, ma non esternare con la foto che è stata poi messa del calcio storico, con lui con i pantaloncini dal calcio storico. Vabbè, quello c'è con comunque la frase sotto, insomma, se vedete il guerriero che fa, non credo che sia stata una buona uscita. Non è stata un'uscita felice. No. Vabbè, però insomma ci può essere di aiuto per capire che forse qualcosa si era incrinato già prima con Torreira, prima ancora che insomma poi ci fosse la rottura definitiva, e che poi purtroppo insomma ne abbiamo parlato ampiamente prima, ci porterà a dover cercare una soluzione per risolvere questo problema. A proposito di soluzioni, diciamo i consigli per gli acquisti settimanali, Paolo, hai preparato delle schermate per vedere le situazioni più interessanti, come sempre, che di settimana in settimana emergono dalle principali testate giornalistiche. Allora andiamo a scoprire cosa hai selezionato per noi. Vediamo la prima schermata, quella relativa appunto a un po' ai movimenti generali di tutta la Serie A, e non solo, perché ovviamente comprende anche giocatori magari di seconda fascia. Non mi sembra vedere nessuno in seconda fascia, in realtà. No. Sì, assolutamente. Intanto ovviamente in questo periodo si parla di nomi come quelli di Lukaku e Di Maria, che sono quelli un po' più sulla bocca di tutti. L'Inter ha fatto una nuova offerta per Lukaku, che a sua volta non vede l'ora di tornare in nerazzurro, però il Chelsea chiaramente non lo vuole cedere proprio gratis, o comunque con un prestito non così oneroso vista la cifra spesa lo scorso anno. Per quanto riguarda Di Maria, come abbiamo detto anche all'inizio della trasmissione, la Juventus ha dato un po' un ultimatum al giocatore argentino, perché comunque vorrebbe averlo a Torino il prima possibile. L'Inter si è mossa anche sugli esterni, ha chiuso l'operazione Bellanova in prestito con diritto di riscatto, un'operazione da 10 milioni di euro, un giocatore giovane di prospettiva e che va a rinforzare il reparto esterni, che potrebbe subire altre variazioni. Per quanto riguarda la Juve c'è anche il discorso Kostic, che piace molto, anche questa sembra una trattativa addirittura d'arrivo con l'Eintracht Francoforte, mentre il Milan è un pochino più fermo per quanto riguarda Botman, perché c'è il Newcastle che, come ben sappiamo, ha disponibilità economiche molto elevate. Anche la Roma è un po' in fase di stallo per quanto riguarda il possibile ritorno di Frattesi, e tra le big la squadra più, tra virgolette, in difficoltà è il Napoli, perché si parla di ridimensionamento e si parla anche di cessioni eccellenti, perché comunque su Koulibaly ci sono Barcellona e Juventus soprattutto, mentre Fabian Ruiz pare non rinnovi, e ci sono Arsenal e Manchester United che sembrano molto interessate. In chiusura l'Atalanta, che è un po' l'avversaria della Fiorentina per quanto riguarda il settimo, ottavo posto, pare che sia sulle tracce di Minamino, che è un giocatore che nel Liverpool nell'ultimo anno non è che abbia giocato tantissimo, però quando ha giocato ha quasi sempre fatto gol, e quindi può essere un nome interessante per l'attacco nerazzurro. Ora, il Napoli però si ridimensiona, mi sembra, no, sono in Champions, hanno fatto un buonissimo campionato, se non perdevano a Empoli rischiavano di vincere lo scudetto per pochi punti. Mi sembra, insomma, non lo so, il Milan ha problemi. Personalmente De Laurentiis dall'idea di essere troppo pieno di sé, che quindi dia troppa importanza alla sua figura e poca a certi giocatori che invece hanno tirato la carretta negli ultimi anni. Siccome questi giocatori piano piano stanno andando via tutti, Insigne, Mertens, sì, e prima ancora i vari Caglione, Higuain, qualcuno l'ha sostituito, altri meno, e non vorrei che insomma il Napoli dai picchi e mena, come si suol dire, vada incontro ad un'annata magari al di sotto delle aspettative. Il Napoli è vero, con due elementi, tre piazzati bene,
può lottare veramente per lo scudetto, l'ha dimostrato anche quest'anno, no? Se non vedrà Koulibaly e Fabio Ruiz, la vedo molto in difficoltà. Già volevo dire, si è ridimensionata. Credo cioè, che sia molto difficile quest'anno per il Napoli. Invece l'Inter, secondo me l'Inter avrà anche difficoltà, ma sembrerebbe che abbia preso Breme dietro, sì, quello del Torino. Breme, questo è veramente accidenti. Forte. Cioè, sì, si permette, forse. Si può permettere anche di dar via Skriniar. Comunque Breme, bene o male, secondo me è un buon giocatore. Poi sì, davanti, sì. Cioè, signori, stendiamo il tappeto rosso, perché se prende Lukaku, Dybala, Lukaku, diventa un problema, insomma. In Serie A ce ne poche le squadre, sì, così, sì. Insomma, neanche la Juve. Vuoi vedere come li fa giocare poi tutte e tre? Sì, però comunque ce l'ha, perché ma, comunque ce l'ha. Nel 3-5-2 di Inzaghi, Dybala dove lo mette? Quest'anno faceva sempre il turnover. Ce lo farà giocare a basso? Usciva due, entravano due titolari pieni, cioè c'aveva quattro davanti impressionanti. Quindi l'Inter secondo me anche quest'anno sarà la squadra. Bisogna vedere se accettano di fare il turnover. Sì, però vediamo le altre squadre. La Juve non è che la Juve smette Chiellini, Bonucci un anno in più, davanti comunque abbiamo Vlahovic, ma poi cioè, basta, poi di niente. Sì, no, volevo dire, però non è che la Juve sia lo squadrone che non c'è certo, se arriva Di Maria o no, perché un giocatore del genere insomma fa tutto. Però il Napoli si è indebolito, quindi il Napoli secondo me in questo momento è la squadra che è fuori, out, resterebbe fuori, rimane il Milan, che il Milan cioè ha fatto bene quest'anno, ma insomma non è che è la squadra. Ma come mai ha problemi con la dirigenza? Hanno fatto benissimo, perché Massara e Maldini hanno fatto veramente un grande campionato. Si ritrovano lì a avere problemi, non so, mi sembra sia impazzito un po' questo calcio, perché te ti ritrovi due dirigenti dove hanno fatto benissimo e nemmeno enormità di soldi da spendere, tutti i ragazzi giovani, e te hai problemi poi a fare rinnovi con questo tipo di dirigenza. Non lo so. Sono stati gli artefici di aver trattenuto Pioli, ma di aver preso qualche anno fa Leao, anche ora è un top player. Ora si è via Donnarumma senza problemi, hanno avuto poca paura, hanno trovato anche meglio che è veramente un portiere forte, che vedi la lungimiranza di un dirigente o prenderli prima oppure dura. Ma c'è anche un po' una dose di fortuna, quando è arrivato non era quello che poi è diventato. Una dose un po' di fortuna anche, perché insomma io non credo alla fortuna. Però insomma, no. Fortuna è se ti individui un calciatore, voleva mandare via Pioli, l'ho tenuto Pioli, anche se detto, siamo rimasti, io il primo ho detto che ho sbagliato, però ho sbagliato, negli ultimi anni non aveva fatto benissimo. Secondo me il Milan a Milano non lo volevano nemmeno, vi ricordate gli hashtag contro Pioli, e poi ha fatto questa ottima andata, anche se secondo me Marco un campionato lo vinci non solo perché gioca, ma a tenere Ibrahimovic. Ibrahimovic, perché secondo me Ibrahimovic ha tenuto in campo, no, ma fuori il campo secondo me è stato il top. Sicuramente. Quindi quando entri in uno spogliatoio e vedi Ibrahimovic cambia. Sì. È come quando nella Juve vedi Ronaldo. È tutta un'altra cosa. Stessa cosa quando entra Maldini nello spogliatoio. Esatto. Entri dentro, c'è poco da fare. Insomma, sono personaggi che ti danno quella. Ci vuole un dirigente qualsiasi, diventa Maldini, allora la situazione cambia. Vedi? Io secondo me, poi mi sbaglierò, ma secondo me la Roma quest'anno acquisterà. Intanto c'è le voci di Torreira, che sembra la Roma sia su Torreira, gli manca questo centrocampo. Secondo me la Roma dovrebbe essere. Ronaldo, sembrerebbe prendere Ronaldo la Juve. La Roma? Non lo so. Questo non l'ho sentito, le voci di Torreira l'ho sentito, però la Roma secondo me con Mourinho quest'anno, che ha dato quell'input in più, potrebbe essere una sorpresa per le prime posizioni. La Roma ha già fatto tanto anche l'anno scorso, perché sì. La vittoria in Conference League viene molto snobbata, però ragazzi, la Roma, penso alle stagioni da quando sono nato, ne ha chiuse due con almeno un trofeo in bacheca su 30, quindi vuol dire non è così facile vincere a Roma. Se è arrivato, ha vinto la Conference League, comunque tanto di cappello, ora dovrà dare continuità. E in più, cosa importante, ha lanciato 4 giorni, l'unica squadra credo abbia lanciato, ce ne sono altre in Italia, 4 giovani, 4 o 5 la primavera,
fatti esordire, hanno giocato nella prima squadra da Roma. Secondo me non è un caso. Non è un caso, no. Ecco perché il nostro amico Guidi ha fatto benissimo ad andare a Roma. Questa volta ha fatto un passo importantissimo per la sua futura carriera, come il nostro amico Emiliano Bigica, che rimane a Sassuolo, rimasta a Sassuolo. Sono convinto che prima o poi tutti e due avranno l'opportunità, specialmente se poi fai bene perché il Sassuolo ha fatto bene, è già due anni, va vicino alle finalissime, Bigica con una squadra rifatta, rimessa al sesto, ha perso un po' di punti quest'anno, 3-4 punti quest'anno, non è andata alle finali. E Guidi ha fatto bene perché va in una società e tanto sei sempre lì, no, ma poi anche perché acquisendo esperienza, magari giocando anche come la prima squadra, ovviamente nessuno vuole gufare Dionisi, però è chiaro che nel momento in cui dovesse cambiare aria, magari la dirigenza ci può anche pensare a sostituirlo proprio. Sicuramente, no, ma è vero. E poi, come ci ha spiegato in diretta Federico Guidi, le squadre ora, la Serie C è veramente da riformare, molto da rimettere la cosa veramente. Io appunto qui un comunicato del famoso Ghirelli, se la regia manda in onda per l'ennesima volta, lo manderemo anche fino alla fine delle puntate, il trio d'Escano, il trio d'Escano che ci ha portato alle grosse innovazioni sul calcio, ma sono sempre i soliti che reggono, infatti tutti e tre a sedere nella seggiolina, ma non fanno niente. È venuta la bella idea, presidente Ghirelli, eccoli tutti e tre, quindi sono tre che bisognerebbe dargli 7 medagline e si mandano direttamente a casa. Cioè, io vorrei sapere qual è la riforma di questi tre che vorrebbero fare nel calcio italiano. E Ghirelli, secondo me, anche quando il salotto del calcio va in vacanza, questa foto ogni giorno per qualche minuto dovrebbe andare. Proponiamo alla nostra regia di mandare così a caso all'interno del palinsesto, il grande palinsesto di Vuelli, questi tre che mettono così. Ma così, chi sono questi? Ci mettiamo anche nomi sotto, ma non dimenticarsi. E Ghirelli ha fatto un comunicato alla grande, ragazzi. Ghirelli, comunicato stampa a tutte le testate giornalisti, a noi giornalisti, dove dice che è stato un grande successo la partita del Palermo per la finalissima col Padova, di 1,5 milioni di tifosi hanno seguito Rai 2 che ha mandato in onda. Ragazzi, qui si sta parlando del Palermo, che Palermo, se qualsiasi, voglio dire, categoria farebbe il Palermo a 30.000 spettatori a vedere la partita del Palermo in una finale di martedì, che è stata una bella finale, un bello spettacolo, ma non puoi fare un comunicato sulla partita del Palermo. Allora, fai un comunicato diverso, come mai non si è sentito un comunicato del genere nelle altre finali? Non l'ha mai fatto, hanno approfittato di questo. Però si parla di questo, riforme non le fa nessuno, perché la Serie D, io ho visto il povero Livorno, speriamo poi insomma riescano a recuperare con 107.000 finali per arrivare alla Serie D, vince il campionato, poi c'è il torneo dei tre gironi, dei tre rioni, dopo deve fare un'altra ennesima finale per arrivare alla Serie D, non ce la facevano più perché veramente ho visto il campo, no, ma non è possibile, bisogna per forza e deve cambiare le cose dalla Serie D alla Serie C, importantissimo secondo me in Italia questi due campionati, Serie D e Serie C, però qui ancora è tutto fermo perché le poltrone si reggano bene, però ci gustiamo la le finale associazioni, del Palermo, le poltrone, c'è tutta una serie, il figlio di non mi ricordo anche, non diciamo di chi, anche loro sono che hanno, in un salotto, che hanno in mano tutta la situazione, sono scritto sui giornali, non è che lo dico io, degli impianti dei campi sportivi, no, è tutta una serie di situazione, cioè da reggere la situazione. Beh, sicuramente qualcosa lo diciamo tutte le puntate, deve cambiare, però il nostro appello per ora cade nel vuoto, speriamo che questa situazione cambi. Quei tre sono responsabili del calcio malato. Ecco, le hai additati anche questa sera, siamo a posto. Certo. Linea alla pubblicità, ci rivediamo tra pochissimi minuti per parlare ancora di calcio, tra poco.
ultima parte del salotto del calcio, ci sono anche degli appuntamenti importanti di cui vogliamo parlarvi prima di riprendere il commento sul calciomercato e poi anche su quello che sarà il prossimo campionato. Marco. Sì, appunto, abbiamo qui la presenza del nostro grande amico Corrado Colombo, dove col Tau Calcio della scuola Calcio Inter al centro da Dario lì a Lamporecchio, e sono anche i nostri amici sponsor. Corrado collabora, appunto, c'è anche, parlaci un po' anche della scuola Calcio Inter, come si svolge. Io sono arrivato a gennaio, che è arrivata questa chiamata inaspettata dal Tau per essere responsabile tecnico delle scuole Calcio Inter, quindi dei bambini dai 5 ai 7-8 anni, e quest'anno ne hanno aperte due, una ad Altopascio al centro sportivo Planet e una a Lamporecchio. L'anno prossimo ci si ingrandirà perché se ne aprirà una a Uzzano e una a Capannori al centro sportivo Checchi. Sono iniziati gli Open Day e quindi saranno anche gli Open Day a Lamporecchio, e ti dico che c'è stato un ottimo riscontro da parte delle famiglie, di tanti bambini che sono venuti veramente in tanti anche a questi Open Day. Quindi poi è anche un centro sportivo lì a Lamporecchio, bello, curato, tenuto bene, nuovo, ed è l'ideale per far giocare i piccolini. Poi lo gestisce Francesco Daddario, che è l'istruttore allenatore che ha vinto il campionato regionale con i 2006 del Tau, e insieme abbiamo pensato di fare questi tornei che abbiamo chiamati la Super League, dove è un torneo a calcio a 5 dove potranno partecipare tutte le categorie dai 2005 al 2014. Quindi siamo adesso a chiudere gli ultimi giorni le iscrizioni, poi a luglio sarà tutte sere dedicato a questo torneo. È vero, un bel centro. Poi sono andato a trovare Corrado, Francesco lì al centro, e c'erano tantissimi bambini, tutti curati da loro, ognuno aveva la sua mansione, questi ragazzi vanno ad imparare calcio. Francesco sta facendo un bel lavoro insieme a Corrado e al Tau Calcio, anche che è una buonissima società, lo sappiamo. Quest'anno ha vinto anche delle finali, scudetto. Si è vinto tutto, perché praticamente, a parte la prima squadra che dall'eccellenza è andata in Serie D, poi i 2005 sono campioni regionali, stanno facendo le finali nazionali. I 2006 sono campioni regionali, i 2007 campioni regionali, stanno facendo le finali nazionali, e i 2009 sono campioni d'Italia. Quindi è stato un anno, poi hanno festeggiato, era il 30° anno della nascita del Tau, quindi è stato festeggiato nel migliore dei modi. So che l'Inter come società è contenta. L'Inter è sempre molto molto presente, perché comunque è un centro formazione Inter, che ce l'hanno 14 in Italia, ma il Tau è uno dei più importanti. Ci danno la possibilità di fare questi master, dei corsi con tutti gli istruttori dell'Inter. Io l'ho fatto, è stato molto interessante. In più ho fatto la specializzazione di 2 giorni a Milano per quanto riguardava gli allenamenti dei bambini, ed è veramente tanta tanta roba. Belle iniziative. Poi la prossima stagione poi inviteremo Francesco qui in diretta, poi tornerà con noi anche Corrado. Credo grazie anche a un ringraziamento anche a Davide Vescovi, che ha permesso, insomma, che poi si allargherà anche di tutta la situazione, verrà fuori poi veramente un centro bello, già bellino, già bello fatto bene, molto bello. Con tutte le situazioni, che i genitori ci vengano volentieri lì da voi, che davvero poi noi saremo poi presenti a tutta questa situazione. Benissimo. Questo, ecco, anche per i nostri telespettatori, ovviamente se vogliono possono, seguendo le indicazioni che abbiamo mandato in onda, a partecipare agli Open Day con i propri bimbi. Bene, ora tornando a parlare invece del prossimo campionato, anche se ovviamente è ancora molto lontano e quindi ancora le squadre devono trovare i nuovi equilibri e devono soprattutto trovare i nuovi elementi, abbiamo ricordato in apertura che comunque sarà un anno molto particolare, perché i mondiali si giocheranno d'inverno. Quanto influirà anche lì questo, ecco,
questo aspetto sul campionato italiano, perché mi viene un po' da pensare a una situazione simile a quella che si genera quando si gioca la Coppa d'Africa e tanti giocatori partono per andare a giocare appunto la Coppa d'Africa e lasciano le squadre sguarnite. Ora in questo caso ovviamente si fermerà il campionato, però spesso al rientro da un mondiale i giocatori insomma hanno diversi acciacchi, non, il morale magari non c'è, quell'adrenalina che si è esaurita un po' con il mondiale, quindi che effetti potrebbe avere sul campionato, Marco? Può darsi l'effetto sul campionato, già questa partenza prima, perché dai, prendono tanti soldi, è normale, però è veramente trovano tornei su tornei da fare in continuazione, molte volte arrivano anche molto stressati fisicamente. Fermarsi e poi ripartire. Poi scusa, a questo aggiungerei anche il fatto che il campionato inizia il 13 d'agosto. Ecco, considerate appunto, le temperature insomma, che si stanno registrando. Spero di sì. Anche di sera, insomma, le temperature sono molto alte. Quindi penso di sì. Io penso che giochino di sera dovrebbe essere una cosa ormai fatta, no? Altrimenti sarebbero ma le cose normali, dei folli. Le cose normali. Mentre lo dicevo, stavo già pensando che per esempio Sky ha tre slot specifici per le partite che trasmette, DAZN ne ha altri, quindi minimo tre o quattro orari ci saranno di sicuro. I diritti televisivi sono quelli che mandano avanti le società, probabilmente faranno qualche follia anche da 13 agosto in poi, però qualcosa potrà succede anche negativamente a secondo di questi squadroni che hanno tanti calciatori in nazionale, potrebbe anche poi al rientro subire qualche contraccolpo per il proseguo del campionato. Non so se voi siete d'accordo, però. No, ma ha detto bene Sabatini all'inizio della trasmissione che sono due campionati, perché poi la preparazione dovrà essere subito incentrata per essere subito brillanti, certo, per fare questi 3 o 4 mesi alla grande. Poi è normale che i giocatori che vanno al mondiale inizieranno a gestirsi da metà ottobre, devono stare attenti a non farsi male, faranno altri tipi di lavori per arrivare in forma al mondiale. E poi ci sarà il ritorno al mondiale, bisogna vedere in quali condizioni psicofisiche ti rientrano. Infatti. Voi siete dei mister, come gestisce un allenatore una situazione del genere? Ci può essere qualche richiesta anche in più? Paradossalmente Marco, ti posso dire che quest'anno è successo proprio questo, la causa non era certo il mondiale ma era la pandemia, quindi siamo stati fermi, se non vado errato, dal 16 di dicembre e abbiamo ripreso il campionato i primi di febbraio, noi siamo stati oltre 2 mesi fermi e la difficoltà soprattutto è stato mentale, anche se la categoria è ben diversa, perché fare l'eccellenza o fare la Serie A c'è quanto me e Alain Delon. Però la difficoltà di mantenere la concentrazione e quindi l'aspetto, come diceva Corrado, psicofisica è fondamentale, non è semplice, è vero. Assolutamente. È vero. E poi ci saranno delle società che troveranno il vantaggio e altre lo svantaggio, cioè a dire se il campionato viene fermato nel momento in cui X squadra sta viaggiando a 100 all'ora, è ben differente per quella che viaggia a 10 all'ora, perché questa può recuperare determinate situazioni e lavorare sull'aspetto, e quella che andava bene, che andava dritta come un treno, la fermi e rischi di perdere qualcosa. Quindi sicuramente è un campionato che viene un po' falsato, devi metterlo in considerazione questo aspetto. Sicuramente anche il mercato può essere fatto anche in base, dice, aspetta, mi procuro qualcosa in più in panchina, ragazzi, sai che non andranno in nazionale, per avere un ricambio veloce o qualcosa da ripensare. Quindi sarà un mercato tutto su giocatori italiani, tanto il mondiale non ci vanno. E appunto, sicché non ci vanno. Il problema è che non ce ne sono i giocatori. No, è quello. Ecco, problema grosso anche lì. Guarda, a proposito di se stiamo parlando di mondiali, prima abbiamo citato i top, mi sono dimenticata che volevo anche includere nei top la nazionale di calcio a 5 non vedenti italiana, che invece ha conquistato la qualificazione mondiale, quindi questa è un ottimo traguardo per questi ragazzi, hanno fatto un ottimo lavoro, quindi ecco, loro effettivamente hanno centrato questo obiettivo. E io invece poi, dopo Paolo mi ha ricordato il nome, metterei nei tre nostri principali anche Tavecchio insieme.
L'aggiungiamo, gli sì, mettiamo sì, una seggiolina. Tavecchio, anche se non era più ricordato, ma siccome Tavecchio, anche lui ha fatto delle cose clamorose, potremmo metterlo accanto ai tre e fare il quartetto. Non sfigurerebbe. Più suo figlio anche. E invece viceversa, quanto i mondiali risentiranno del periodo scelto per essere disputati, appunto, perché in genere si gioca d'estate, invece questo mondiale cade centrale in mezzo a tutti i campionati principali. Potrebbero esserci delle conseguenze anche sotto questo aspetto, anche se ovviamente per la nazionale italiana non ci riguarda, quindi Daniele. Secondo me per il mondiale no, anche perché partono prima, quindi partiranno un mese prima sicuramente, quindi avranno tutto il tempo per prepararsi. Poi facendo un mondiale sicuramente hai un altro tipo di tensione, una preparazione fisica specifica per il mondiale, già ti preparerai all'inizio dell'anno per le squadre nazionali. Il campionato sicuramente sì. Campionati sì, saranno lì, dovranno essere preparatori più che gli allenatori a essere bravi quando tornano. Per questo si parlava di una rosa un po' più lunga per la Fiorentina e per le altre squadre, proprio per questo motivo, perché comunque ci sta che soprattutto le squadre big avranno bisogno di più giocatori, perché comunque ci saranno alcuni giocatori che fisicamente subiranno o ci saranno dei cambiamenti. Però questo purtroppo è il rischio che bene o male corrono un po' tutte le squadre, quindi vale per tutti. C'è sto mondiale, va fatto, prendiamolo così e allora poi li vedremo. Potrebbe venirne fuori un campionato forse più equilibrato, perché le squadre che hanno una rosa più corta ma meno competitiva potrebbero trovarsi forse a essere competitive con chi invece ha tanti giocatori che sono stati impegnati ai mondiali. Secondo me più equilibrato o squilibrato. Sì, perché no, stavo perché pensando, forse è questa l'ottica della Fiorentina, no, di non guardare ai grandi nomi, perché sennò poi faltano per i mondiali. Cercavo una giustificazione. La parentela ho convinto. sai qual è il problema? Il problema è che dici a me di sottil, ma che te non solo devi gestire il campionato del mondo, ma devi gestire le coppe. Le grandi squadre hanno le coppe. Già è difficile durante l'anno gestirle, ci metti un mondiale alla fine del mondo, cioè diventa un caos. Quindi per le grandi squadre che hanno la Coppa dei Campioni, non lo so, soprattutto perché gestito, ma il mondiale comincia ai primi di novembre, vuol dire che il girone di Champions, Europa League e di Conference viene finito prima, certo. Io credo. Ma noi consideriamo chi gioca la Coppa dei Campioni fa una preparazione differente a una società che non gioca la Coppa, quindi dovranno preparare. Cambia lavoro settimanale. Cambiano continuamente, quindi dovranno essere molto brave e preparate, saranno sicuramente, però è come la Formula 1, quando fa il pit stop c'è quello un po' più bravo, un po' meno più veloce, un po' meno veloce, è uguale, lì deve essere uguale, è un pit stop dove ti fermi e devi essere bravo a individuare, soprattutto quando torna il giocatore, essere bravo lì, e poi è un po' di fortuna, un po', però è un rischio purtroppo che c'è, e quindi quest'anno sicuramente saranno due campionati, anche secondo me. Resta il fatto che la scelta di disputare i mondiali in Qatar, insomma, è una scelta a dir poco discutibile. Tutto personale. Già quello che fanno in Qatar, le donne non possono neanche entrare dentro gli stadi, che voglio dire, sarebbe stato lì a prescindere, secondo me, di non andarci per quello che fanno. Però, insomma, è tutto per i soldi e sicuramente si va là per i soldi. Allora, noi non ci andiamo, sono già due anni, molto grave questa cosa. Ho visto passare un messaggio, Paolo, sì, che però era già passato. Il calciatore da impacchettare chi sarebbe? Impacchettiamo insieme a Nastasic, insieme a Nastasic. Sì. Addirittura, perché, no, ragazzi, perché è molto discutibile. Io prima ho detto, se Skriniar va via il 20 giugno, allora il 20 agosto volevo dire, allora magari Milenkovic va via in quei giorni lì, e quindi questo non è necessariamente sintomo di grande programmazione. Questo telespettatore Riccardo, sempre molto presente, molto attento, ha scritto: ma come si fa a ripartire da Milenkovic? Ma li avete gli occhi a Firenze dal 2017, in 5 anni ha dimostrato di essere il giocatore più discontinuo non della Fiorentina ma di tutta la Serie A. Mi auguro che se ne vada impacchettato insieme a Nastasic. Ognuno è la camicia di Mordini. Lo impacchettiamo con la camicia di Mordini. Ognuno ha i suoi calciatori, però insomma, se va via Milenkovic, chi arriva? Chissà.
chissà. Noi faremo ancora un po' di pronostici la prossima settimana, sì, comunque. Perché prossima settimana, attenzione, perché si chiude col botto. Ecco, ci ritroveremo con tanti ospiti. Annunceremo, non anticipare. Non si anticipa, però insomma, chiuderemo. Possiamo dire che sarà una grande puntata. Grande puntata, sì. Dirigente importante. E poi dovrebbe arrivare degli ex. Bene, allora con questa chicca di Marco Mordini chiudiamo la puntata di questa sera. Vi diamo appuntamento a lunedì prossimo, come sempre, alle 21. Io ringrazio come sempre per essere stati con me questa sera Marco Mordini. Buonasera a tutti. Corrado Colombo. Buonasera a tutti. Riccardo Marmugi. Buonasera a tutti. Daniele Innocenti. Salve, buonasera. Paolo Lora Lamia. Buonasera a tutti. E tutti voi che ci avete seguito e avete partecipato da casa. Buon proseguimento di serata.